Lì c'è una causa predisponente che è legata presumibilmente a una certa fragilità del tendine, sul quale hanno agito dei fattori scatenanti. La prima è certamente il fatto che lui ha effettuato una riabilitazione eccessivamente aggressiva, probabilmente legata al recupero di un infortunio grave, di uno strappo che ha avuto l'anno scorso, e quindi da gennaio dell'anno scorso lui ha fatto un particolare tipo di riabilitazione con macchinari aperti. Cosa che Cerulli ha bandito nella maniera più assoluta, ossia con le leg extension. Ulteriore causa è il fatto di avere una muscolatura molto importante, il quadricipite, quindi con sollecitazioni molto importanti sul tendine. E questo è un infortunio simile a quello che ha avuto Ronaldo. Questa è la causa, che logicamente non incide minimamente sull'approccio terapeutico, perché se comunque quello, cioè quello di un intervento chirurgico. Cerulli ancora non ha visto artroscopicamente il danno, però già lui è certo che si troverà di fronte a un tendine sfilacciato, fibrotico, sì, fibrotico, e quindi per lui non è necessario non solo riattaccare il tendine che si è completamente disarcionato dalla rotula, ma anche consolidarlo con un altro tendine a rafforzare appunto la presa. Questo non incide anche sui tempi di recupero, perché lui è stato molto ottimista. Ha fatto l'esempio ha detto: io ho operato Ibrahim Ba del Milan. Lui in 4 mesi ha ripreso ad allenarsi tranquillamente, e in 6 mesi lui sta in campo. E quindi, se noi ci facciamo due conti, probabilmente potremmo averlo a disposizione per il ritiro, quindi insomma pregarlo. Speranza, abbiamo capito subito che c'era una discrepanza tra quello che era il quadro radiologico e la clinica, perché la sua sintomatologia era eccessiva rispetto a un quadro radiologico che era tutto sommato nella norma. La prima risonanza mostrava soltanto un leggero edema, quindi classico da impatto da trauma, che riferiva lui tra l'altro. Dopo 2 settimane di fisioterapia e riabilitazione, i sintomi non erano regrediti. A quel punto abbiamo fatto uno step successivo e ci siamo rivolti al dottor Casarano della Roma. Lui in pratica ha detto: benissimo, va benissimo quello che state facendo, lo prendiamo noi a Roma in carico da un centro di fisioterapia. Dopo un mese di fisioterapia a Roma, i sintomi erano gli stessi. Ho sentito un ulteriore parere da luminare del settore che è la dottoressa Favilli, che si occupa esclusivamente di caviglia. Anche lei ha detto: guardate, facciamo un'ulteriore possibilità, facciamo un'infiltrazione di gel piastrino, cosa che lui ne ha fatte due già, e immobilizziamo l'arto. Il giocatore adesso ha l'arto immobilizzato fino al 22 marzo, quindi da questo si deduce che, insomma, contando che la prima settimana è esclusivamente da effettuare in piscina, insomma, è un mese di fisioterapia ci vuole, Stagione finita. stagione finita.